quando mi hanno in un certo senso detto della malattia, ho avuto paura, come penso è giusto sia. Però grazie alla mia famiglia e alla mia ragazza, diciamo, questa paura mi è durata poco, perché poi l'ho scambiata con la forza di andare avanti e sconfiggere un po' la malattia. Questo ragazzone dagli occhi sorridenti si chiama Giuseppe. Ha 24 anni, da uno lotta contro un tumore insidioso, il sarcoma di Ewing, che in poco tempo si è divorato il suo femore destro. La sua storia è straordinaria perché Giuseppe, pur non avendo ancora sconfitto la malattia, di battaglie ne ha vinte tante per tenersi stretto quella vita che per diverse volte ha cercato di scivolargli via dalle mani. In questo anno complicato, segnato da interventi chirurgici e cicli infiniti di chemioterapia, Giuseppe è riuscito a passare indenne attraverso una serie di prove impressionanti. Ha imparato a convivere con la malattia, ma anche con l'idea di essere malato. Tutto è cominciato a febbraio dell'anno scorso, quando dopo settimane di dolori spiegabili alla gamba, Giuseppe fa i primi esami. Io ho scoperto di avere la malattia il febbraio 2019, grazie ad una sciatica. Avendo questa sciatica ho fatto vari controlli da diversi medici, che non riuscivano a capire da dove principalmente veniva il problema. Quando ad ottobre un fisiatra mi disse proprio di fare degli accertamenti specifici, dove si vedeva appunto questa macchiolina nel femore, questo femore, diciamo, distrutto dalla malattia. Da lì ho iniziato, diciamo, poi tutto il percorso che mi ha portato finora. Rabbia, paura, gioia, tristezza, sorpresa, sono infiniti gli stati d'animo che si attraversano quando un agente esterno scombussola la nostra quotidianità. Per Giuseppe questo agente esterno è stato il cancro. Si è ammalato al culmine della giovinezza, caratterizzata dalla passione grande per il pallone, i primi calci tirati sul campo della sua città e poi un lavoro sicuro, tutte cose che Giuseppe ha dovuto lasciare con la malattia che ha stravolto piani e progetti. La prima reazione alla scoperta della malattia è stata la paura, una paura intensa, paura di morire e lasciare tutto quello che di bello stava costruendo. Se sei un ragazzo giovane che sta costruendo la sua vita, è tutto molto complicato. Giuseppe ha dovuto imparare a ragionare per mesi anziché per anni, per obiettivi rapidi e sostenibili, a cominciare dal primo importante intervento chirurgico. Mi hanno tolto il femore e l'anca. Poi hanno pulito un po' tutto il muscolo, diciamo la parte dove si appoggiava alla malattia, cioè gluteo e quadricipite. E poi hanno sostituito con un osso di donatore una protesi femore e anca. Da lì la vita è cambiata in maniera profonda, attraverso un percorso lungo e doloroso, partito dal letto da cui non riusciva ad alzarsi, fino alla chemioterapia. Sono stato a letto praticamente 2 mesi, poi ho trovato un po' la forza di fare fisioterapia e vari esercizi per migliorare un po' la mobilitazione della gamba. La vita cambia sia a livello di salute che anche a livello psicologico, perché il cambiamento è duro da accettare, soprattutto per quanto mi riguarda personalmente parlando, a me è stato più pesante il cambiamento, ma non tanto i capelli che cadevano, ma gonfiare, questo gonfiore che mi vedevo allo specchio gonfio, oppure le nausee, tutte queste cose. Ma le sfide per Giuseppe non sono finite. La vita aveva deciso di chiedere al giovane guerriero ancora una prova di forza. Poco prima dell'ultimo ciclo di chemio, nell'ultimo controllo di routine, 2 piccole ombre sui polmoni fanno ricominciare l'incubo. Un pugno in pieno volto che fa barcollare Giuseppe, ma che neanche stavolta riesce a metterlo al tappeto. Ero quasi alla fine dei cicli della terapia, quando nell'attacco di controllo mi hanno trovato appunto questi nodulini sul polmone, destro e sinistro. È stata una mazzata, sì, perché appunto ero alla fine, quindi puoi capire che comunque
Vedevo, è come quando sali una montagna, sei quasi in cima e poi ne vedi un'altra. Subito dopo un'infezione lo aggredisce, mandandolo in coma farmacologico per settimane. Quello è stato il momento in cui pensavo che era finita, perché per via dell'infezione avevo gran parte degli organi fuori uso, compreso il cuore. E addirittura i dottori dicevano che non passavo la nottata. Poi fortunatamente sono riuscito a reagire e farcela poi. Dopo poche settimane sono uscito dalla terapia intensiva. Fondamentale per questo giovane Highlander il supporto della famiglia e l'amore grande di Roberta, che non lo ha mai lasciato un attimo. La mia famiglia mi è stata sempre vicino, nonostante io magari ho avuto qualche momento di moralmente ero un po' giù, diciamo. E la mia famiglia, grazie alla mia famiglia e alla mia ragazza, fortunatamente, che mi sono stati vicini, sono riuscito a superare, diciamo, questo momento. A rendere ancora più complicata la storia di questo ragazzo coraggioso, l'emergenza pandemia, scoppiata proprio mentre Giuseppe viaggiava da Gela a Bologna per curarsi. È stato difficile, perché viaggiare da Gela a Bologna con il lockdown, diciamo, era piuttosto difficile. Fortunatamente, grazie ad alcuni amici che mi hanno aiutato a livello di carte, documenti, pratiche, e sono riuscito a viaggiare senza problemi a livello burocratico, ma poi a livello fisico, comunque, con una gamba ancora fuori uso, e facevo fatica sia a camminare, a viaggiare, beh, treni e via dicendo. Facendo chemioterapia, comunque, il mio fisico è un po' immunodepresso, si dice, ecco, è immunodepresso, quindi ho avuto abbastanza paura del virus, di contrarre il virus, di non potercela fare per il virus dopo tante battaglie per la malattia. Oggi Giuseppe continua la sua lotta con il sorriso sulle labbra e con la voglia di vincere ancora tante battaglie. E il suo pensiero va subito a tutti quei ragazzi che stanno vivendo una situazione simile alla sua. A loro ci tiene a dire questo. Non abbattersi mai, di andare avanti, che i momenti difficili ci sono sempre, ma di affidarsi a Dio e andare avanti. È difficile comunque, però come è difficile la vita in generale, noi siamo più forti. Ancora ho da combattere, però. Fortunatamente sto bene, sto alla grande.